finisce in parità al termine di una gara accesa, il confronto tra il Pratola e il Castello. È stata una gara combattutissima, con un Castello ben organizzato che è riuscito con determinazione a portare via il punto da Lezio Ricci, ma anche ovviamente ha fatto una buona impressione. Il Pratola invece oggi si presentava in campo con una formazione quasi rinnovata. In campo l'ultimo arrivato Colella, in panchina c'era Cavasini e secondo portiere Penna. La gara comunque è tranquilla per i primi 20 minuti, ma al 25esimo si vivacizza con il tentativo da parte di Petrocelli, ma D'Andrea para. Al 27esimo c'è il gol del vantaggio del Castello, bel lavoro di D'Amico al limite dell'area, la palla in primo momento è toccata da D'Andrea, poi sfugge all'estremo difensore del Prato, D'Amico senza portiere, alla fine D'Andrea lo stende in area di rigore per il calcio di rigore in favore del Castello, lo realizza lo stesso D'Amico. Il Prato la reagisce subito e al 34esimo c'è il tiro di Savese dopo un bel tocco di Colella, al 43esimo azione di Colella con la sua conclusione parata invece dal portiere Cesa. Al 45esimo il gol del pareggio del Prato, l'azione tutta corale da parte della formazione di Roberto Di Sante, di Cioccio Colella Saccoccia, il cross di quest'ultimo e Villani sotto misura da due passi realizza il gol dell'1-1. Il primo tempo ci chiude il risultato di parità. Il secondo tempo il Prato entra in campo più deciso cercando di vincere la partita, ma al decimo il tecnico Roberto Di Sante manda fuori Cucurullo per far posto a Gino D'Andrea arretrando Colella. A questo punto però sale in cattedra del centrocampo del Castello, orchestrato da un ottimo D'Amico. Infatti al 14esimo il tiro cross di D'Amico, D'Andrea in qualche modo riesce a smanacciarla e la manda sulla traversa. Al 18esimo ottima azione in contropiede del Castello, orchestrata dallo stesso D'Amico, con la conclusione da parte di Petrocelli. Questa volta D'Andrea è bravo a chiudergli lo specchio della porta e a salvare il risultato. Ancora 3 minuti più tardi, al 21esimo, il Castello sfiora ancora il vantaggio con Petrocelli, la sua conclusione termina alta. Nel finale c'è da registrare l'espulsione di Savese al 34esimo che fa rimanere il Pratola in 10. A questo punto il Pratola si accontenta del risultato di parità. Il Castello ci prova in tutti i modi per cercare di vincere la partita, ma non vi riesce. Al termine un pareggio 1-1, un pareggio è buono per il Pratola per come si è messa la partita in una gara difficile, anche perché ha vinto il match di andata e quindi al termine della stagione regolare, se dovessero arrivare in parità le due squadre, il Pratola sarebbe in vantaggio negli scontri diretti, ma certamente ci si aspettava qualcosina in più da questo match prenatalizio. Questa è una partita da vincere che abbiamo rischiato anche di perdere. Ci prendiamo questo punto, abbiamo giocato la prima parte della partita, i primi 20 minuti sottotono e il Castel di Sangue è andato in vantaggio, dopodiché ci siamo riorganizzati, abbiamo fatto la prima parte del il finale del primo tempo abbastanza bene e siamo riusciti ad andare al riposo sul pareggio. Ad inizio ripresa siamo rientrati nuovamente un po' sottotono e poi in quelle circostanze, forse a mezz'ora dalla fine, ho provato la carta con D'Andrea e poi è chiaro in quelle circostanze se provi a vincere ma rischi anche di perdere queste partite. Devo fare complimenti ai miei ragazzi per come hanno interpretato la gara, è quello che avevo chiesto loro, di essere aggressivi fin dal primo minuto e sinceramente ci conforta la prestazione da una parte e dall'altra un po' meno il risultato, perché effettivamente ci lascia un po' l'amaro in bocca per le occasioni create, però è anche vero che di fronte avevamo una squadra che in casa ha fatto sempre il risultato anche con squadre di classifica superiore alla nostra.